siamo moltiplicati stasera a Misagne per Rotto Battiti, perché con noi ci sono i Bundabash. Non bastano i microfoni, ma ce li faremo bastare. Siamo circondati da bellissime persone, prima di tutto, artisti straordinari, ma mancano le polpette. Manca qualcosa, siete venuti a mani vuote, ragazzi. Siamo mangiate tutte oggi a pranzo, ragazzi, è domenica. A Fiorello l'altro giorno abbiamo portato i pasticciotti e a te ti portiamo le polpette. Un applauso a Marco Guacci, per favore, grazie. Ma allora raccontiamo questo brevissimo episodio. L'errore tuo è che Bundabash non devi chiedere. Queste sono cose che vengono dal cuore. Ma, tu hai chiesto niente. Ma lui ci è rimasto malissimo, ha detto no, ma come no. Sono andati da lui. No, li ho visti tutti che mangiano i pasticciotti, ho scritto, e adesso domenica cosa ha portato? Vabbè, ma ci rifaremo dopo, perché intanto facciamo che al centro ci sia la musica, no? Questa sera. Finalmente, dopo quanti anni non vi esibivate? Beh, l'ultima volta è stata 2016, quindi sono quasi 10 anni. Insomma, quasi 10 anni. Tantissimi anni. È un grande ritorno per noi e siamo ovviamente felicissimi di esibirci a Misagne, perché Misagne per il Bundabash ha rappresentato proprio il cuore di tutto e di tutti questi 20 anni che... Ed eccoli, ecco. Qui. Loro lo sanno, lo sentono. Voi ragazzi siete... Quindi siamo emozionatissimi. Siete legatissimi alla vostra terra. Cioè non è soltanto il posto in cui siete nati, è proprio una fonte di ispirazione. Tanto sì. Che le avete dedicato anche un libro in cui raccontate questi posti incantevoli. Tutto il Salento da mare, sì. Assolutamente sì, un libro dove ci sono un po' tutte le nostre passioni, noi, i nostri posti del cuore, ci sono le nostre ricette del cuore, quindi quello che ovviamente sono tutte ricette assolutamente tradizionali. E la ricetta dei pasticciotti c'è anche. Quindi, vabbè, non ce per faremo mettere il dito nella piaga, però questo è un invito per dire fateli da solo. Ce li faremo a casa. Sì, sta mettendo il dito nella piaga. Insomma. Però dai, alla fine c'è sicuramente il territorio, ma poi la forza di Bundabash è anche l'unione, no? di generi, di territori, di culture. Assolutamente, musica. Anche se io adesso sono anche di Misagne, quindi sì, ho avuto la cittadinanza di Misagne. È cittadino fiero di essere di Misagne. Ma wow! Certo. Lo parlo bueno. Facciamo un applauso a Chetra, scusate. Dopo tanti anni non ce l'avete fatta. Non ci credo che l'ha fatto, ragazzi. Sì, certo. No, io ormai parlo dialetto con gli amici, cioè tra l'altro ho più amici qua che in giro per l'Italia ormai. Weffi, cioè un po' un mix tra tipo milanese e devi stare attento, perché lui prima anni fa l'estate veniva, avvisava, raga, sto scendendo, adesso scende, cioè, cioè, va nei posti al bar. Sì, noi ogni tanto usciamo la mattina senza sapere niente, andiamo al bar, lo troviamo già fermo là, dici ma tu da dove sei? Che uscito? Bello, una bellissima storia. La vostra è una lunga storia, al di là del libro, no? Nel senso, sono quanti anni sono che siete insieme? Beh, 20 anni. 20 anni. Di più. Di più, però, diciamo ufficialmente. Però non lo diciamo perché no, non ci nascondiamo l'età. No, no, diciamo di 18. Dici tu uno, poi si fanno i calcoli, sì, no? Sì. Ma quindi, a volte, oltre ad essere bellissimo quando ci sono tanti successi che poi si portano in giro, non è a volte stancante o faticoso stare sempre insieme, lavorare insieme, magari stare insieme d'accordo? Sì, ho voglia. Ma infatti loro, cioè, poi assolutamente sì. Ogni tanto vi prendete delle pause. La nostra forza è litigare, infatti. Specialmente nel furgone, devo guarda, dire. Dovresti entrare per un giorno nella chat di WhatsApp, sì. Per capire. Per capire veramente chi sono i Bundabash. Però odio e amore, no? Quindi sì, sì. Beh, quindi quando si litiga è anche costruttivo, no? Sicuramente. La vostra è una lunga storia d'amore. Sì, come tutte le storie, sì, d'amore, appunto. Chi ha il carattere più spigoloso? Va a periodi. Ok. Io un nome lo farei. In questo periodo sono io. Guarda, è uno che sta sudando. Ed è proprio no, parte me. Perché arrivano queste domande ogni volta? Beh, sì. Ok, io sono il personaggio. Tu quello che mandi a quel paese? Sì, vabbè, sono quello, il personaggio mio ormai. Cioè, vabbè. Sono il più spigoloso, il precisino. Però no, giustamente. Sai che precisino non l'avrei detto. No, però sì. Giustamente lui si trova a combattere con 3 personaggi, ecco, che sono difficilmente gestibili. Quindi... Registrate quello che sta dicendo. Non metto, come del gruppo, del gruppo Bundabash. Bellissimo. Così lo puoi usare contro, sì, di loro alla prima occasione. E quello invece un po' più dolce, più mansueto, quello che cerca di... No, non c'è. Guardo te, ma non chiedo. C'è, non c'è, non c'è. Io sono il più mansueto. Fatti la cresta, sei con da quei quello. Capelli lì non c'è, è molto credibile. Dai, però intanto in questi anni sono successe tante cose, no? Siete cresciuti, i bambini, le cose. Quindi c'è stata un'evoluzione anche.
Beh, a voglia, siamo un po' più responsabili. Sì. Però, come hai detto tu prima, è sempre l'anima di Bundabash, sempre stare insieme, scherzare, fare le cose col sorriso, perché è quello fondamentalmente il succo del discorso. Se no, dovresti fare un altro mestiere, ma insieme funziona sempre la litigata, ma funziona di più il sorriso e l'amicizia. Quindi è sempre quello il fulcro totale. Se ricordo bene, la storia di Bundabash nasce proprio tra la gente, no? Nasce con i live, nasce sulle spiagge. E oggi sì, che siete qui davanti alla gente, è un po' come, no, recuperare il filo del discorso. Assolutamente sì. Beh, noi abbiamo sempre avuto un forte legame abbiamo sempre avuto un forte senso comunitario, no? Perché abbiamo sempre pensato, e lo pensiamo tuttora, che il 70-80% del successo di un artista, di un gruppo, è fatto dalle persone. Se tu non hai le persone che ti seguono, che ti vogliono bene, che ti rispettano, che ti stimano, puoi fare tutte le canzoni più belle del mondo, ma non hai anima come artista. Quindi tutto quello che, gran parte di quello che noi abbiamo lo dobbiamo a loro, e quindi continueremo sempre, ovviamente. E questa è una cosa che parecchi artisti devono tenere sempre, è vero, a mente, perché è fondamentale. Una cosa bellissima, adesso io direi di ascoltare una canzone di Bundabash. Dai, facciamo la festa qui a Mesagne con i Bundabash. L'unica cosa che vuoi. E allora facciamo questo karaoke con i Bundabash, che sono qui con noi. L'unica cosa che vuoi, in una piazza bellissima, nella bellissima Mesagne, per Rotto Battiti. Ragazzi, voi siete conosciutissimi per le vostre hit e tutte le vostre collaborazioni con tanti personaggi della musica italiana. Ma come si fa a costruire una canzone che magari ha il beat giusto, ha il ritmo giusto, che entra subito nel cuore? C'è un segreto oppure viene così spontanea di getto? Adesso te lo dice a te, come si fa? A parte bravo che se cioè, no, comunque diciamo che ne devi buttare almeno 100, quindi farne tante. La cosa nostra, lavori, prima o poi gira bene, quindi quella migliore la scelta. È davvero quello il segreto, ne devi buttare almeno 100, ha detto una verità. 100 per una canzone? Si fatica. Quindi si scrive continuamente, poi, no? E poi ovviamente stavo dicendo, un altro segreto è parlare bueno il mesagnese, come dicevo. Quello è fondamentale, altrimenti non... Perché vuoi dire di no? Mettimi alla prova se vuoi. No. Dai, facciamo un piccolo test. Dai, vai. Attento a quello che devi dire, ovviamente. Che, sai, togli tutto il repertorio delle parolacce che hai imparato. Conquisti San Pacescu. È un'ovazione oggi. È stato Chiedra, preciso, perché poteva rubando, dire Pacisco. No, ma lui ci sta rubando la scena a Mesagne, cioè in questo momento. Ce l'ha già rubata. Cioè, ce l'ha già rubata. Ma soprattutto è venuto proprio con l'obiettivo. Sì. Mai. Quante ore è passato in studio tra queste 100 canzoni alla volta? Ma tante. In studio sì, tutto il giorno. Sì. Praticamente viviamo fondamentalmente in studio, però non è un peso per noi. Ok. Abbastanza, anzi direi. Almeno dalle 10 ore al giorno. 10 ore al giorno. Tantissimo. Beh, sì. Ma sì, c'è qualcuno con cui vorreste collaborare? Non l'avete ancora fatto? Anche un sogno nel cassetto, perché credo che anche i Bundabash possano avere un sogno. Cioè, nasce prima la canzone e poi... Nasce prima sempre la canzone. Nasce sempre prima la canzone, l'ascoltiamo tutti e quattro, sempre sul gruppo WhatsApp, un po' di litigate e poi si decide. E poi c'è tipo, partono ma le candidature. Ma sai chi ci starebbe bene qui sopra? Come può essere anche. Okay. E parte il Totonomi. Ma c'è qualcuno che ha mai sparato tipo un nome gigante? Che... Lui, sempre. Tipo? Lo possiamo dire? Paglia sempre lui. Allora, vabbè, io parto da minimo Drake, quindi voglio dire. Lui un giorno si è riuscito, ha detto, tra l'altro nel momento loro di massimo hype, cioè ovviamente sono delle superstar adesso, un giorno si riesce e dice... Io questo pezzo lo sentirei proprio bene con i Maneskin. Guarda, dico, lo sentiremmo bene anche noi. Il problema è che loro non lo sentono bene con noi. Sicuramente. Però... Questo è un messaggio per i Maneskin. E quel giorno poi... Perché no? Recupereremo questa intervista. Però avevo intercettato un po' di tempo fa in una vostra intervista, qualcuno ha detto anche Zucchero. Io sono... Se magari, insomma, facesse una canzone con voi, sarebbe una cosa Zucchero bellissima. Zucchero tanta roba, ragazzi. Cioè, un mostro sacro della musica italiana. Quindi un po' di reggae anche con Zucchero. Ah, voglia. Beh, con Zucchero dovresti fare un pezzo proprio costruito, cioè sì, mirato, fatto apposta. Cioè, Zucchero è uno di quei artisti che non puoi fare un pezzo e proporglielo, ma devi andare in studio e costruirlo per lui. Con un bel calice di vino, parlare e poi costruire il tutto
insieme, perché stiamo parlando comunque sia di un artista che, cioè, è un mostro, è un mostro. Beh, una delle canzoni, probabilmente uno dei primi grandissimi successi, è stato quello con Loredana, no? Quindi, certo, beh, insomma, siete partiti benissimo. Quello, no? Quello fu un nome già grosso quando lo sparò Chetra. Sì. E non ci speravamo. Sei stato tu? Sì. Diciamo, e non ci speravamo, la... Ma nessuno ci sperava. No, nessuno. No, ma scusate, come gliel'avete detto a Loredana? Cioè, che si fa? Si fa una telefonata in questi casi? Ma si lei scrive è super su Instagram? Brava. Che cosa Tante non si collaborazioni fa? Ora nascono su Instagram. No, ma lei non c'ha manco telefono. Lo sai che non mi ricordo. Cioè, lei non c'ha manco telefono. In realtà, non mi ricordo, però mi ricordo che eravamo lei non ha il telefono. Eravamo a Milano sotto degli studi. No, lei non ha il telefono. No, cioè, allora, il telefono non ce l'ha. Mi ricordo io. Eravamo a Milano, sì. Eravamo alla manager, abbiamo scritto la manager, abbiamo mandato il primo pezzo, ha detto no, non mi piace. La manager la citofonata. Disse no, non mi piace, no, non faccio sta roba. Eravamo a Milano, dovevamo fare qualcosa per Striscia la Notizia, eravamo proprio sotto il tapiro gigante, sì, che, sì, e noi sì, questa sì. cosa io me la ricordo benissimo. Sì. E là il trick era che Loredana... per una combinazione in quei giorni, quando è uscito il suo nome, doveva stare a Milano, comunque doveva beccarsi con lui per qualche collaborazione, qualcosa. E noi no, con Ale, sì, con Alessandro. Intercettiamo questa cosa qua e poi comunque, è andato bene. La prima volta due di picchi di Loredana subito, non mi piace la canzone. Però voglio farla, fatene un'altra. E poi ne abbiamo fatto un'altra. Okay. Ma perché gli avevamo proposto una canzone che si chiamava Maria. Che ovviamente non era... Beh... La Madonna non era il nome della nonna. No, andava assolutamente bene. No, quindi no, lei certo. Non si è presa tanto bene questa cosa. E poi un bel giorno è arrivata Non ti dico no. Questa canzone. Questa. Esatto. Su Radio Norba per Non tu battiti con il Bundabash a Mesagne. Non ti dico no, siamo a Mesagne. L'entusiasmo che sentite è quello del pubblico per Non tu battiti. Che cosa mi sono persa? Che sta succedendo? Non ho capito nemmeno io. No, niente. Se vuole lo dice Biggie. Se vuole lo dice... Il microfono? Check, eccolo. No, stavo insomma chiacchierando tra amici e lui mi ha detto se state, che fate? Ho detto, beh, siamo in tour, no, sicuramente. Poi gli ho detto, ci abbiamo una cosa bella. Una canzoncina. Ah. No, ho detto una cosa bella. No, ho detto una roba bella. Per non dire forte. Ci abbiamo più di una canzoncina. Quanto bella! Da 1 a 10? Sì. Beh, questa cosa non la posso dire io. Ti dico quanto inaspettata. Da 1 a 10 10. Vabbè, ragazzi, wow. Muoio. Ma adesso da, ci lasciate così di... col fiato sospeso. Quanto dobbiamo aspettare? Muoio dalla voglia di ascoltare. Dovete aspettare ancora, ragazzi, maggio. Quanto ancora non fa caldo. Quanto si aspetta? Aspetta. Un indizio. È vero che non fa caldo, è vero. Quindi aspettiamo. Un indizio, solo il motivo così canticchiato. Se noi diciamo questa cosa adesso, domani ci dobbiamo vendere motivo casa. Canticchiato. Perché ci dice fa come Fedez a Sanremo con la... No, è una cosa bella. Va bene. Quindi un'altra grande sorpresa. Angelo, quando me la mandi questa canzone? Quanti giorni? Quando esce, Marco? Okay. Cioè, no... Appena esce. Ma tu l'hai ascoltata? Io? Tu. Io? Tu. Io? No. Oh, no. No. Marco, no. Io. Va Ma bene. Vado sulla fiducia io. Va bene. C'è da fidarsi. Allora, amici... Noi salutiamo i Bundabash perché adesso loro vanno a due passi da qui su un palco bellissimo a forma di cuore. Per chiudere in bellezza, diciamo, facciamolo dire a Fabio. Fabio, noi andiamo. Me la lasciamo a suonare con grazie i Bundabash. Grazie Bundabash su Radio Norba per Rotubattiti.